my map! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato quest'oggi a First of the North Star Legends Revive, ovvero il tanto atteso, almeno per il sottoscritto, videogioco dedicato alle avventure di Kenny il Guerriero, gioco che appunto io aspettavo da tipo da quando esistono, sono stati inventati i giochi per cellulare, è da tanto che aspettavo un gioco del genere. Rispondo subito però alla domanda che sicuramente vorrebbero farmi la maggior parte di quelli che stanno vedendo questo video, però no, non ho intenzione di portare questo gioco sul canale, ve lo dico subito, ci sono una serie di problemi anche tecnici, uno su tutti, la difficoltà nel dover passare continuamente l'account fra cellulare, PC per l'emulatore, dato che io comunque registro su PC, registro utilizzando l'emulatore. Questo gioco purtroppo non permette di giocare con un unico account su più device, non è un multi device, ma ogni volta che si sposta l'account su un nuovo device bisogna segnarsi il proprio codice di gioco, la propria password e spostarlo appunto su un nuovo device, che può essere cellulare, che può essere l'emulatore sul PC, eccetera, un tablet, eccetera, eccetera. Quindi fare questa operazione tutte le volte è un pochettino una rottura di scatole, perché automaticamente, come il gioco viene spostato su un'altra piattaforma, sulla vecchia piattaforma smette di funzionare. Capite che dover spostare un gioco sul PC solo per registrare dei video e poi rifare la stessa procedura inversa con tutti gli scaricamenti in download vari è un pochettino una rottura. A parte questo, molto mio malgrado e con profondo rammarico, devo ammettere che questo gioco vive un po' di alti e bassi, pur essendo uscito da neanche da tantissimo, da 3 giorni che è uscito al neanche 2 e mezzo, è uscito al 5, oggi è il 7, e quindi pur essendo uscito da poco, per quelli che sono più navigati in termini di giochi per smartphone, di giochi gacha, non il sottoscritto, dato che questo sarebbe solo il mio quarto gioco in assoluto, sì, e di fatto uno potremmo anche toglierlo, perché Dock and Battle alla fine ci ho giocato per circa 3 mesi, quindi non so quanto considerarlo come esperienza da curriculum in tal senso, ma chi ne sa più di me, chi è più navigato in questo genere di giochi, ha già un po' storto il naso, sottoscritto comunque compreso, per alcune cose che adesso andiamo a vedere. Allora, pregi e difetti, naturalmente sapete che, come dico sempre, io non do voti e non faccio classifiche, la mia scala dei valori per quello che riguarda il giudizio di una qualunque cosa si limita semplicemente a un mi piace e non mi piace, sempre argomentato comunque, quindi vedrò di essere quanto più esaustivo possibile nella descrizione di questo gioco. Partendo dalle cose che mi piacciono, tralasciando il fatto che, vabbè ragazzi, Kenny il Guerriero è di una tamarrata pazzesca, stiamo parlando veramente dell'icona tamarra per eccellenza degli anime anni 80-90, chi veramente è della mia leva, che ci è cresciuto, non può non amare questo personaggio. Il gioco è gasante, è veramente gasante, è esaltante, e come ben vedete da questa prima schermata, ma ve lo faccio un attimino vedere anche dal menu in modo che si capisca bene, questo gioco è veramente pieno, ci sono tante cose, tante modalità, oddio, vabbè, non proprio tutte quelle che dovrebbero essere, però ci sono quelle che servono, mettiamola così. Come dicevo prima, è un gioco gacha, quindi il classico gioco dove il nostro team viene formato tramite le estrazioni sono di abbasso un po' il volume perché sennò va a finire che sento più il gioco che me stesso. Le estrazioni sono di due tipi, ci sono le estrazioni con i Jadollar Gacha, che è la moneta virtuale che si acquista in gioco ma tramite le quali non potete trovare personaggi, e poi ci sono le estrazioni con le gemme, che sono quelle appunto dove si trovano i
personaggi. I personaggi al momento sono abbastanza limitati, come era ovvio che sia. D'altra parte parliamo di un gioco appunto che è uscito da pochi giorni. Ne vediamo qui un piccolo elenco, non perché l'elenco lo voglio fare io piccolo, ma proprio perché lo è. Sono divisi, vabbè, le suddivisioni per tipologia già bene o male le conosciamo, no? N, R, SR, e poi questi non passano all'SSR ma zompano direttamente all'UR. Gli unici due personaggi UR che al momento sono stati annunciati sono Rao, che qua chiamano Keno, che credo comunque che sia Raul, visto che la serie a quale si riferisce è la prima di Ken il Guerriero, e l'altro è Sauser, Salsiccia, il buon Salsiccia. Già due dei personaggi più iconici di tutta la prima serie, forse i due personaggi più iconici per quello che riguarda gli avversari di Kenshiro, sono già stati inseriti come primi possibili pool futuri. Al momento questi due personaggi non sono ancora attivi, quindi c'è tempo. Non credo che ci metteranno molto a metterli disponibili in qualche estrazione, però curiosa questa scelta di inserirli per primi. Il gioco è sviluppato dalla Sega, il che mi faceva ben sperare. In realtà, come dicevo prima, si vive un po', ha i suoi pregi, ha i suoi difetti che in qualche modo si vanno a compensare. Ok, scusate se sì, no, ok, ho ottenuto Diamond con il login giornaliero. La campagna promozionale del gioco è stata molto buona. Facebook, Twitter e quant'altro, raggiungendo un certo numero di repost, di retweet, venivano elargite delle ricompense appunto per quando il gioco sarebbe uscito. Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi in tal senso, e quindi ad inizio gioco c'è veramente tanta carne al fuoco. Come avete visto nell'introduzione, praticamente io sono nel server 4. Al momento sono attivi, mi sembra, 9 server di questo gioco. Questo è un, insomma, tanto per evidenziare che ha avuto abbastanza successo, ma non è una cosa bellissimissimissimissima, attenzione, non, anche quello lì ci arriviamo dopo. Dicevo, tra le parti buone, punto primo è bello, è spettacolare, è esaltante. Punto secondo, comunque, le tante cose che ci sono da fare. Lo vedete, un menu bello ricco, missioni giornaliere, missioni principali, missioni varie, è veramente tanta roba. C'è questa modalità, adesso ve la faccio vedere, anche se io oggi l'ho già fatta quindi non ci posso entrare. C'è il Colosseo, che è più o meno l'equivalente, per chi mi segue da Captain Tsubasa Dream Team, è l'equivalente delle partite di serie. Poi ci sono le quest, adesso andiamo a fare subito una quest, che praticamente sono le missioni della storia. Il gameplay molto criticato per la sua forse eccessiva semplicità. A me personalmente non dispiace, perché per come la vedo io, bisogna sempre comunque ricordarsi che parliamo di un gioco per smartphone, un gioco per cellulare, un gioco alla quale la gente dovrebbe giocare, che ne so, nel tragitto in pullman da casa a scuola, per quello che riguarda i ragazzi più giovani, o in treno per chi deve andare, fa il pendolare, va al lavoro, oppure nelle pause in cui si va in bagno. Alla fine chi non lo fa? Chi non ci gioca quando è in bagno? Uffa. Si può giocare sia in modalità manuale che in modalità automatica. In realtà il gioco ci permette di fare poche cose. Si può scegliere l'ordine attraverso il quale i nostri personaggi dovranno attaccare, si può scegliere l'ordine dei nemici da abbattere, e in realtà poi ci si deve limitare a puntellare o cliccare, come sto facendo io in questo caso, visto che sono da PC, puntare al momento giusto quando, l'avete visto, la costellazione dell'orso maggiore si illumina e arriva fino all'ultima stella. Cliccando o pigiando al momento in cui la luce arriva sull'ultima stella, si ottiene praticamente un bonus alla propria combo. In questo modo, tenendo i personaggi più forti ad attaccare per primi e avendo anellato dei buoni bonus per la nostra combo, l'attacco degli ultimi personaggi risulterà potenziato. Da cellulare, devo dire la verità, si fa paradossalmente molta meno fatica ad imbroccare l'excellent, che è praticamente il tempismo
il tempismo migliore possibile. Ora non e io in questo momento sto giocando da PC. Anche in questo caso ho c'è un'altra cosa che dovrò citare poi per quello che riguarda i problemi del gioco. Quindi dicevo, comunque il gameplay è tutto sommato molto semplicistico, come ripeto dovrebbe essere in un gioco per smartphone. Al momento non ho ancora visto una modalità PvP, ripeto, ci ho giocato abbastanza, ma non è che sono stato lì a nerdarci sopra come un devastato. Non so se sarà questo Enash Party che ancora devo sbloccare, si sblocca mi sembra a livello 35, io sono al 23, quindi c'è ancora tempo. Possibilità di creare o di joinare in una gilda, missioni varie per ottenere tutto quanto, il classico immancabile shop, la personalizzazione dei personaggi, o meglio l'evoluzione dei personaggi è bella, è molto molto completa, oltre al classico level up per aumentare il personaggio di livello sia tramite il gioco che come classe. Vedete, io in questo momento il Ken l'ho portato alla classe verde più 2, faccio un bel class up, ecco, giustamente lui mi dice materiali insufficienti, barde, ma cacchio, ma preparatele prima queste cose, no? Sto facendo tutto in una volata unica, anche per far capire un po' quelle che potrebbero essere le difficoltà. Seven Stars, aumentando il livello delle stelle del nostro personaggio naturalmente aumenteranno le statistiche. Skill, level up, aumentare il livello delle nostre tecniche, alcune tecniche si sbloccano più avanti, non sono disponibili da subito. Level up degli armamenti, ogni personaggio ha il proprio armamento, la propria attrezzatura, diciamola così, che può anche in questo caso essere portata a livelli più grandi. Insomma, vedete che di roba da fare ce n'è veramente tanta. Sarà molto importante, in base al proprio team, decidere dove spostare, dove impegnare i materiali ottenuti nelle varie missioni per potenziare quale personaggio e in particolar modo quale caratteristiche potenziare in prima, in base al personaggio, in base alla sua utilità all'interno della squadra, eccetera eccetera eccetera. Ogni personaggio ha delle sue proprietà che lo rendono più idoneo a giocare o in prima fila o sulle retrovie. I team sono da 6, 3 stanno davanti e 3 stanno di dietro. Quelli che stanno davanti solitamente sono quelli che si beccano la maggior parte degli attacchi e quindi bisogna scegliere dei personaggi o che resistano bene o che diano dei bonus a chi sta nelle retrovie. C'è un minimo di componente tattica da questo punto di vista, che non è neanche troppo minimo, devo dire la verità. Certo, il gioco al momento è appena uscito, da questo punto di vista è facile intuire che si evolverà molto, sia a livello di costruzione del team, ma soprattutto come modo di affrontare determinate battaglie in base alle abilità passive e alle varie tecniche, agli effetti delle varie tecniche di ogni personaggio. Sarà sicuramente più conveniente creare dei determinati tipi di squadre molto specifici per andare ad abbattere dei determinati nemici altrettanto specifici. È chiaro che al momento, in questo momento, il gioco è molto user friendly, d'altra parte è appena uscito, non si può ancora ragionare in quest'ottica. In questo momento siamo semplicemente nella fase prendi i personaggi più forti che hai a disposizione e mettili in squadra assieme, che tanto randellano tutti, che è una bellezza. Quindi al momento siamo veramente all'ABC di questi giochi, però è facile intuire da questo punto di vista una futura composizione della squadra e utilizzo dei relativi personaggi che può essere vagamente paragonabile a quella di Sensei Awakening, anche se il gameplay è piuttosto diverso, almeno in questo momento è piuttosto diverso. Sensei Awakening è proprio un gioco dove tu puoi comunque intrappolare, incatenare, congelare i nemici, rallentarli, insomma funziona in una maniera un po' più profonda. Non so se questo gioco raggiungerà quella profondità, al momento ovviamente non ce l'ha, però l'impostazione, diciamo così, generale, che potrebbe arrivare in un giorno a fargli ottenere una profondità di questo tipo, cioè, sebbene appunto, comunque dicevo prima, il gameplay in sé, per quello che dovete fare voi,
al momento è molto limitato e molto semplicistico, c'è solo da pigiare, da cliccare al momento giusto per ottenere quanto più bonus possibile, scegliere chi attaccare prima e chi attaccare dopo e mettere la giusta disposizione del nostro party. Il gioco presenta 5 livelli grafici differenti, cioè voi potete scegliere una grafica che va dall'1 al 5. L'1 è paragonabile ad un gioco per la prima PlayStation e il 5, che è quello che state vedendo in questo momento, penso che possa essere un gioco per PlayStation 3 tranquillamente, oppure primi giochi della PlayStation 4, forse ancora no. Comunque non è una brutta grafica, io personalmente però la ritengo un po' abbastanza datata. Sinceramente quello che ho visto su Dragon Ball Legends a livello grafico mi ha stupito un po' di più. Il gioco appunto ricorda molto i vecchi giochi di Hokuto no Ken per PlayStation 3. Purtroppo per farlo girare al massimo, quindi con una grafica di livello 5, avete bisogno di un super cellulare. Io veramente, ragazzi, se non avete minimo un Samsung Galaxy S10, non ci provate. Io col mio telefono, vabbè che il mio è un vecchio Sony, quindi non posso neanche pretendere chissà che cosa, arrivo al massimo al livello 3, addirittura con l'emulatore, pur avendo l'emulatore spinto a manetta. Io sto usando BlueStacks in questo momento, pur avendolo spinto a manetta, sto usando il 5, però vedete che i movimenti non sono propriamente fluidi, l'avete visto anche prima, sono molto rallentati. Qua addirittura il gioco mi consiglia di giocare a livello 1, però vi dico la verità, è sgranatissimo. È vero che il gioco va fluido, che è una bellezza, però è veramente molto sgranato. Bella questa cosa dei 5 livelli di grafica, però purtroppo per chi non ha un super telefono come sottoscritto bisognerà rassegnarsi al fatto di giocare necessariamente a un livello più basso. Sono bellissime le cutscene, le scene di intermezzo, sia per quello che riguardano l'introduzione dei nuovi capitoli della storia che quelli che precedono i combattimenti con i boss veri e propri. Quelli con i boss veri e propri sono in computer grafica, quindi la grafica del gioco magari un pochettino maggiorata, mentre invece quelli dei vari capitoli fanno vedere la storia presa direttamente con la scansione delle tavole del manga, che è una cosa che io ho apprezzato veramente tantissimo. Tecnicamente si potrebbero anche rivedere, c'è una funzione, questa qua, degli archivi dove si possono rivedere queste scene. Purtroppo io ho già provato a farle andare e al momento si vedono i sottotitoli, ma la schermata purtroppo rimane nera perché evidentemente il mio emulatore BlueStacks in questo momento non è compatibile, non è perfettamente compatibile con il gioco. Non so se su Nox ci sarebbe lo stesso problema o meno, sinceramente dovrei provare, in questo momento non ho idea, però sul cellulare questo problema non ce l'ho avuto. Ed è bellissimo effettivamente vedere direttamente dalle tavole del manga il racconto della storia. Questa è una cosa che veramente ho apprezzato tantissimo. Il gioco quindi ha degli evidenti pregi, d'altra parte la Sega non è che fa giochi proprio da ieri mattina. Sicuramente è gasante, pur nella sua semplicità, che al momento è una semplicità veramente assoluta, però in prospettiva può essere un bel gioco perché, ripeto, comunque le varie opzioni per renderlo più profondo sono già tutte impostate. Vediamo però alle note dolenti, che pure un fan veramente accanito di Kenshiro come sottoscritto non può non notare. Non ci si può mettere le fette di salame davanti agli occhi e non notare dei difetti, tanto per quello che riguarda il gioco, ma una cattiva impostazione, veramente pessima impostazione di partenza per quello che mi riguarda, sulla gestione dei contenuti, in particolar modo la questione cache, però quella la tengo per più avanti. Prima cosa, vedete che c'è la nostra schermata degli amici dove noi possiamo fare richiesta ad alcuni amici per essere aggiunti in lista, a nostra volta possiamo accettarne. Questi nostri amici ogni giorno ci danno dei gift che di solito vanno ad aumentare la nostra stamina per giocare le partite, danno bonus vari. C'è, come ben vedete, anche la gilda, il club, chiamatela un pochettino come volete. E qua però sono venuti fuori i primi problemi, perché io per esempio volevo creare una gilda per i ragazzi che giocano a questo gioco e che già conosco perché ce li ho come compagni di club su Captain Tsubasa Dream Team,
E questa cosa non è possibile perché dobbiamo essere tutti nello stesso server. Ora, chi ha scaricato e iniziato a giocare al gioco alle 7 del mattina sta nel server 1, io come vedete sto nel server 4, chi l'ha scaricato il giorno dopo starà nel server 6, nel server 7, eccetera, eccetera. Se non si è tutti nello stesso server, non si può stare nella stessa gilda. Non so se funziona anche così o meno in Sensei Awakening. Io Sensei Awakening l'avevo provato per un paio di giorni di numero e non mi ero aggregato a nessuna gilda, quindi non so se ci sono queste difficoltà anche lì o meno. Tra l'altro Sensei Awakening uscirà a breve, si pensa comunque nell'arco di un mesetto circa, anche nella versione europea, che mi dicono che sia comunque un po' diversa rispetto a quella del attualmente presente del sud-est asiatico, però quando uscirà parleremo anche di quello. Ripeto, non so se questo difetto ce l'ha anche lì. Per questo gioco purtroppo non è una bella cosa, perché anche se voi avete degli amici comunque in carne e ossa, reali, che conoscete, che magari vedete tutti i giorni e con i quali vorreste giocare insieme, se non siete nello stesso server non se ne fa niente. E la soluzione quindi che cos'è per tutti quelli che se ne sono accorti dopo? È mollare il server per recarsi tutti insieme contemporaneamente in un server nuovo, magari aperto da poco, e creare la gilda lì. Questo che cosa comporta? Comporta che i primi server, già da adesso, sin da subito, sono pieni di gente inattiva, perché c'è tantissima gente che viene magari da altri giochi, che quando si è accorto di non poter giocare con i propri amici ha mollato il personaggio che aveva creato nel server originario e si è spostato con un server nuovo. Spostandosi in un server nuovo non si acquisiscono i dati del server vecchio, ma bisogna necessariamente ricominciare da zero. Quindi i primi server, i server quelli più vecchi, sono destinati, ahimè, a essere pieni di gente inattiva. Ripeto, questa cosa secondo me è una scelta abbastanza discutibile, che non mi è piaciuto molto. Da un paio di giorni ci si aspettava che ci sarebbero stati, vabbè, intanto lancio qualche missione della storia per non stare fermi sempre sulla stessa schermata, sennò giustamente uno poi si annoia a vedere sempre la stessa immagine. Ci si aspettava che il gioco avrebbe avuto qualche bug, specialmente all'inizio. Ecco, fra i bug io ne segnalo due. Uno, che purtroppo tanta gente, e non si capisce se è una questione di modello del telefono, di connessione, no, perché capita a tutti i tipi di connessione per tutti gli operatori, quindi presumo sia proprio una questione di modello del telefono. Cioè, gente che dopo un giorno che ha giocato al gioco non riesce più ad accedere. Ma non che non gli trova più il suo personaggio, proprio non riesce più ad accedere al gioco, e sono veramente in tanti. C'è già chi, intanto lancio la modalità automatica, che può giocare anche in automatico, c'è veramente tanta gente che proprio si è ritrovata oggi a giocare con questo problema, e che ancora, al momento in cui io sto registrando, non hanno fissato. Difficoltà che poi ha trovato, una difficoltà che poi ha trovato anche il sottoscritto, quella di poter linkare il gioco al proprio account Google. La schermata dà questa possibilità. Il problema è che il gioco mi dice impossibile collegarsi all'account Google. Me lo dice da PC, quindi me lo dice sull'emulatore, me lo dice da cellulare. Questa cosa è abbastanza scomoda, perché se avessi potuto collegarmi al mio account Google, e quindi se non avessi dovuto segnarmi di volta in volta l'ID e la password per cambiare device ogni volta, magari avrei fatto meno fatica a portare anche questo gioco su YouTube. Sarebbe un attimino, collegati a Google, scarica i tuoi file, e il gioco è fatto, che sono di 2 minuti veramente, così diventa un pochetto scomodo. Non capisco perché non si colleghi a Google. Questa cosa, al momento, anche questo è un problema che stanno riscontrando in noi. Speriamo che lo sistemino. Speriamo che lo sistemino a breve, perché è buon per loro se lo sistemano. Molta gente, magari, sapete che c'è sempre il rischio di perdere i propri dati di gioco. Con questo genere di giochi succede ad ogni 3x2. Ecco, il poter salvare i propri progressi non è proprio una cosa brutta, e non dovrebbe dipendere dal segnarsi per forza carta e penna da una parte un codice e una password.
Venendo a quello che secondo me e secondo molti, e per molti intendo il 90-95% delle persone con cui al momento ho parlato di questo gioco, e ripeto, tra questi c'è gente che ne sa ben più di me, il difetto che già da subito purtroppo si vede che ha questo gioco e che ce l'avrà è la questione legata alla parte monetaria. Vedete qua che c'è quest'icona VIP. VIP, che cosa si intende per giocatori VIP? Giocatori VIP non sono i giocatori che giocano da più tempo, i giocatori VIP sono quelli che spendono di più. Tu aumenti il tuo livello VIP spendendo cash reali, e i livelli VIP sono tanti, e a seconda del tuo livello VIP, adesso non mi ricordo dove andare a prendere per farvelo vedere, a seconda del tuo livello VIP ci sono delle ricompense che sono riscattabili solamente se tu hai un livello VIP elevato, quindi solo ed esclusivamente se tu hai speso un po' di soldini. Venendo alla parte, e già questa è una cosa che secondo me si poteva evitare, venendo alla parte, vediamo se lo trovo, vera e propria per quello che riguarda l'acquisto delle gemme, eccolo qui, dovrebbe essere qua, gems. Venendo alla parte forse più dolente, vedete che c'è il pacchetto massimo, il classico pacchetto da 89,99, perché è standard ormai in quasi tutti i giochi, il pacchetto più grande è quello da 90 euro circa, ci dà 4070 gemme. Sembrano un'enormità, sembrano veramente un'enormità, e in realtà non lo sono per niente, perché vediamo che un pool da 10 ti costa 2200 gemme, tradotto proprio in soldoni, con 90 euro non fai neanche due estrazioni multiple, perché per fare due estrazioni multiple te ne servono 4400, quello lei te ne dà poco più di 4000, con 90 euro non fai neanche due estrazioni multiple, e in questo momento le estrazioni multiple hanno un personaggio garantito, uno, non è, certo te ne possono uscire anche di più, chiaro, c'è anche chi ne ha ottenuti 3 insieme, però in questo momento le estrazioni da 10 ti danno un personaggio garantito. Spendere 90 euro per fare magari un'estrazione sola e rischiare di trovare un giocatore SR doppione vecchissimo, per dire, e vabbè, dai, ci siamo capiti. Molti si lamentano dei prezzi che ci sono, tipo su Captain Tsubasa Dream Team. Sì, è vero, su Captain Tsubasa Dream Team con 90 euro ti prendi 175 Dream Ball o 200 nei periodi di Dream Fest o meno, ma anche stando sulle 175 Dream Ball, bene o male ti fai tre estrazioni e te ne avanza anche mezza. In questo qua non ne fai due. È vero che qua il personaggio è sempre garantito, ma ripeto, non è che c'è il personaggio UR garantito, c'è un personaggio garantito. I drop rate, sì, volendo potremmo anche esaminarli, però capite che al momento, ecco, vedete, i lottatori hanno il 10% di possibilità di essere estratto, 45% per i lottatori R, 55% in quel 10%, 55% per i giocatori, per i personaggi SR. Il 10% certo che è alto, però questi sono i rate delle estrazioni singole, perché chiaramente capite che nelle estrazioni multiple almeno uno è garantito, quindi la cosa cambia un pochettino. Non è male, ripeto, non è male come drop rate, ma al momento ci sono solo giocatori R ed SR. Quando ci saranno UR bisognerà vedere che percentuale avranno gli UR. Io penso che avranno non credo che siano troppo diversi dagli standard degli altri giochi di questo tipo, però questo ce lo dirà il tempo, magari io qua adesso sto fantasticando e magari mi sbaglio. Resta il fatto che, come la vedo io, ripeto, capite, ragazzi, cioè 90 euro per neanche due estrazioni, per un'estrazione e quasi due, è un'esagerazione, e purtroppo, ripeto, purtroppo le cose a pagamento di questo gioco sono veramente veramente tante. Io adesso sono ancora all'inizio, ma c'è chi mi ha detto, non ho potuto verificare di persona quindi ancora non ci sono arrivato, c'è chi mi ha detto che addirittura ci sono delle missioni che sono sbloccabili solo tramite le gemme.
missioni sbloccabili solo tramite le gemme. Lasciamo stare il livello VIP, che già è una cosa che non mi è piaciuta, cioè il dare ricompense diverse in base a chi spende di più o chi spende di meno non dovrebbe essere neanche così palese, invece qua proprio lo è. E purtroppo anche per ottenere le ricompense migliori degli eventi che sono presenti nel gioco, bisogna già essere dei mostri. Vedete, questo è un evento dove noi si potrebbe ottenere, in base alla nostra classifica, se ci classifichiamo in tot, dei personaggi, fra i quali i primi tre si beccano già Souser, che è a 2R, tra l'altro a 3 stelle, 4 stelle, 4 stelle il primo. Il problema è che per partecipare bisogna avere 45.000 più punti di energia totale. Ragazzi, io nerdandoci neanche poco, quindi standoci su abbastanza, io sono arrivato a 7.400 punti. Come faccio ad arrivare a 45.000 punti nell'arco di una settimana? Devo per forza spendere. E c'è gente che c'è già arrivata dopo un giorno. Dopo un giorno c'è la gente che già c'era arrivata. Quindi già vedete sin da subito, ma proprio sin da adesso, il dislivello che c'è tra chi shoppa e chi non shoppa. Il problema è che qua non è che shoppi poco. Il problema è che qua devi veramente shoppare l'inverosimile. Molti dicono, ah, non c'è neanche bisogno di shoppare. Sì, ma non c'è neanche bisogno di shoppare adesso, perché è tutto nuovo. Qualunque cosa che fai praticamente ti dà delle gemme. Vedete, io in questo momento ne ho 3100 e ho già fatto un'estrazione da 2002, quindi avrei potuto tranquillamente essere a 5300 gemme. Ma è normale, perché il gioco in questo momento è appena uscito. Quindi è chiaro che qualunque cosa che tu faccia, e di cose da fare comunque non ce ne sono poche, tu le tue belle gemme le ottieni. Tra l'altro siamo in piena campagna per l'inizio del gioco, per il lancio del gioco, e quindi è normalissimo che i premi, le ricompense e i regali siano più alti. Ma il mio dubbio, che è il dubbio di tantissimi altri giocatori, è: ma quando noi avremo finito le partite di storia, quando ci potremo limitare alle classiche missioni giornaliere, apro e chiudo una parentesi, anche nelle missioni giornaliere ci sono delle missioni tipo queste, dove si ottengono le gemme, vedete, 100-200 gemme, riscattando i sacchetti delle gold gemme e delle silver gemme. Sì, peccato che i sacchetti delle gold gemme e delle silver gemme, indovinate un po', sono a pagamento. Quindi anche nelle missioni giornaliere, quelle che ti darebbero più gemme, le puoi ottenere solo semplicemente pagando. Pagando. Quindi che razza di senso ha questa cosa? Veramente, in qualunque parte ci si giri all'interno di questo gioco, c'è qualcosa che, no vabbè, nel login bonus grazie al cielo ancora no, però in quasi tutte le cose che ci si gira in questo gioco ci sono delle cose che sono riscattabili solo ed esclusivamente se le comprate o se fate parte appunto del pacchetto di una categoria specifica di VIP. I VIP aumentano di classifica shoppando, semplicemente shoppando. Il dubbio quindi più grande rimane quello. Noi ci lamentiamo, ho sentito spesso lamentele su Captain Tsubasa Dream Team su quanto il gioco sia alla lunga un gioco che premia particolarmente chi shoppa. Io non sono contrario al premiare chi shoppa, perché comunque una casa come la Club vive di quello. La Club fa solo giochi per smartphone, campa di quello, deve spingere i propri giocatori a spendere il più possibile. È chiaro che gli dà delle modalità competitive che, per essere veramente competitive, ti portino a shoppare. È una cosa che io non posso dire di rientrare in questa categoria, anche se io, sapete, che non è che sono proprio un free to play puro. Le mie belle shoppate al tempo che furono le avevo fatte anch'io. Però è una cosa che comunque capisco, perché è una compagnia che vive di quello. Però un conto è dire che chi investe è avvantaggiato, un conto è dire che da un certo punto in poi di questo gioco, se tu devi giocare o se vuoi tenere il passo con gli eventi, non necessariamente PvP, ma anche con gli eventi PvE, dovrai necessariamente per forza di cose spendere dei soldi. Cioè, da una parte c'è
una scelta che può essere dettata dalla propria voglia di essere competitivi online ad alti livelli, dall'altra parte c'è un obbligo del tipo o lo fai oppure questo gioco per te si limiterà a quelle 4 scemate giornaliere che puoi fare perché tutto il resto non lo potrai fare. Ripeto, questa è una cosa che si evince più che altro in questo momento in base a come è stato impostato il gioco. Non è detto che poi effettivamente si riveli così, però in questo momento molti dicono non c'è bisogno. No, certo che in questo momento non c'è bisogno per shoppare. Qualunque cosa che fai praticamente ti dà delle ricompense, è ovvio che in questo momento non c'è bisogno di shoppare, ma una volta che avrai finito di fare tutto quello che devi fare, una volta che saranno finiti i regali esagerati per il lancio del gioco, una volta che avrai finito la storia, eccetera eccetera, come si fa? Vedete di cose ottenibili in questo momento. Ah, va che l'ho trovato. Server Grand Opening Limited Sale. Posso comprare degli item giorno 1, giorno 2, giorno 3, ogni giorno per 7 giorni, cioè per lanciare il server, degli oggetti diversi che si possono comprare tra l'altro con le gemme, non con la moneta di gioco ma con le gemme, e ci sono degli oggetti migliori che posso comprare con le gemme, ma devo avere un livello VIP adeguato. Vedete, siamo al giorno 3 e per queste ricompense devo già avere il livello VIP di livello 4. Ma quanto deve spendere uno per arrivare al livello VIP di livello 4? Al VIP 4? Non lo so, non oso immaginare VIP 8. Però vedete, uno che arriva a VIP 8, tra 4 giorni, già può aumentare di una stellina Ken. Che non è una cosa che proprio fa schifo. Penso che ci siamo capiti. In questo momento, ripeto, le gemme si ottengono facilmente, il gioco è appena stato lanciato e tutto quanto, quindi non è un problema, ma a lungo andare, per come è stato impostato, e veramente anche in questo caso per ottenere Mamiya devi comprare gemme, vuoi ottenere Mamiya devi comprare gemme, è vero che da quello che ho capito qua basta forse un euro, sì, basta un euro in questo caso per comprare Mamiya. VIP 1 richiede 45 gemme, quindi con 45 gemme voi arrivate già al livello VIP 1. Allora mi auguro che chi compra quello da 4070 arrivi già al livello VIP 8. Però non lo so, ragazzi, sinceramente è una prova che io non ho voluto fare. Se qualcuno sotto mi scriverà: sì, Barde, guarda che se tu spendi 90 euro arrivi già al livello VIP 8, vabbè, io alzo le mani, ma la reputo comunque una cosa non giustissima, non almeno pronti via da inizio gioco, non una cosa da fare adesso. Ecco, lo faccio vedere un attimino nel Colosseo per rendere l'idea. Il Colosseo, il dojo è più o meno l'equivalente delle partite di serie su Captain Tsubasa. Vedete che dopo 2 giorni c'è gente che è già arrivata a 32.000 punti di potere. Non c'è arrivata solo giocando tanto, c'è arrivata giocando tanto e spendendo Dio solo sa quanto. Quindi ragazzi, che dire, ripeto, io non do voti, non faccio classifiche, non sono un maestrino, quindi questo non è il mio pane. Io sono un semplice appassionato, sono un semplice giocatore e do il mio punto di vista da giocatore, che può rivelarsi giusto o rivelarsi sbagliato in base a quelle che saranno le scelte degli sviluppatori nei prossimi mesi. Il gioco non è da buttare, il gioco è bello, il gioco è gasante, il gioco è semplice, soprattutto semplice, come dovrebbe essere un gioco da smartphone, ma con una, diciamo così, profondità per quello che riguarda le possibilità soprattutto future della composizione del proprio team, dello sviluppo dei personaggi, del rapporto fra giocatori, personaggi offensivi e personaggi difensivi, le proprie abilità passive, le proprie abilità speciali, eccetera eccetera. Come sviluppo futuro il gioco promette bene, perché questa profondità, che ripeto al momento è molto 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 basilare, promette di diventare più ampia, quantomeno più ampia, pur mantenendo un gameplay fisico elementare, perché ripeto, le cose da scegliere manualmente saranno sempre quello: l'ordine in cui schierare la nostra squadra, quale avversario attaccare per primo e il puntellare al momento giusto
il nostro schermo per ottenere il maggior bonus possibile. Non penso che ci si discosti molto da questa falsariga. Ci sono le super da lanciare con i personaggi quando il personaggio ha subito un tot di danni o sono passati un tot di turni, ma si fa semplicemente swipando la carta del personaggio verso l'alto, quindi comunque delle cose semplicissime, e in generale il gioco lo può fare anche giocando in modalità automatica. Queste sono le cose più belle di questo gioco, che promettono molto 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 bene. D'altro canto, purtroppo, ci sono delle cose che promettono molto 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 male, ovvero che sin da subito è chiaro che questo è veramente uno di quei giochi non nella quale c'è da spendere, da shoppare, da comprare per rimanere competitivo, ma che alla lunga ti obbligherà quasi a spendere e a shoppare anche per fare delle cose che dovrebbero essere basilari. Il rapporto fra le gemme acquisite e il loro costo nello shop, a mio modo di vedere, è veramente pessimo. È il peggiore che ho visto in questo momento. È vero che io ho giocato, ripeto, questo è solo il quarto gioco da smartphone di questo genere a cui gioco, ma da quello che sento un pochettino tutti sono rimasti colpiti assolutamente in maniera negativa da questa cosa, perché tu puoi avere anche i drop rate maggiori del mondo, ma ragazzi, con 90 euro non poter fare nemmeno due estrazioni, manco se mi metti un drop rate al 50% diventa una cosa conveniente. Ripeto, al momento è al 10, non è brutto, ma parliamo di personaggi SR e personaggi N. Una volta che usciranno i personaggi UR, io non mi illudo che le percentuali siano queste, ma anche rimanendo queste, parliamo di 1/2 giocatori su un roster di 20. Se ti esce il doppione, tu puoi fare un'estrazione sola e hai speso 90 euro, cioè lì veramente c'è da spararsi un colpo in testa e un altro dove non batte il sole. Scelta molto molto discutibile, un grande azzardo questo da parte di Sega, che io personalmente avrei evitato, ecco, avrei evitato. Quindi pregi e difetti di questo gioco sono questi. I bug all'inizio era normale aspettarsi, i bug tipo non riuscire a caricare l'account o non collegarlo al proprio account Google, ecco, magari quello non era proprio. Mi aspettavo che il gioco frizzasse ogni tanto, mi aspettavo di doverlo riavviare, mi aspettavo di dover pulire la cache una o due volte, perché all'inizio è sempre così per tutti i giochi, ma dal non poterlo collegare al proprio account Google o perdere l'account completamente per non poterci accedere dall'oggi al domani, sono due bug che, ragazzi, quello sinceramente non mi aspettavo. Ok, ho parlato anche troppo, ma come sempre, ragazzi, sapete che io voglio essere quanto più esaustivo possibile nelle mie descrizioni, sia per quello che riguarda i pregi che per quello che riguarda i difetti. Ho provato a spiegarmi al meglio possibile, argomentando al meglio che posso, per quel poco comunque a cui ho potuto provare il gioco fino ad adesso. Ripeto, non è che ci ho giocato poco in questi due giorni, ma è chiaro che non posso aver capito tutto del gioco in appena due giorni. È un video semplicemente su quelle che sono le mie sensazioni e quelle che sono le mie previsioni per il futuro di questo gioco. Potranno essere sbagliate, potranno essere giuste, mi auguro che siano giuste per quello che riguarda le cose positive, mi auguro che siano sbagliate per quello che riguarda le cose negative. Se anche voi avete provato questo gioco, se anche voi avete qualcosa da aggiungere, avete qualcosa che magari io mi sono della quale io mi sono dimenticato o meno, fatelo pure, perché ripeto, è un gioco nuovo tanto per voi quanto per me, quindi non è che sto portando una guida o chissà che cosa, non ne sono assolutamente in grado in questo momento. Riportare il gioco sul canale, ripeto, in questo momento non è il mio obiettivo, anche perché è una cosa poco fattibile. Se la Sega dovesse sistemare questo bug magari nel link con l'account Google, e quindi il passaggio dovesse rivelarsi meno faticoso rispetto a quello che è stato fino ad adesso, faticoso tra virgolette, che non è che segnare un ID e una password sul foglietto sia faticoso, ma il doverlo fare tutte le volte diventa una rottura di scatole. Se questa cosa dovesse essere settata, potrei comunque pensare di portare una volta ogni tanto, visto che Dragon Ball Legend l'ho disinstallato da tipo un mesetto, quindi non fa più parte dell'elenco dei giochi nel mio telefono. Spero comunque, ragazzi, che il video, nonostante la sua lunghezza epocale, vi sia piaciuto. Pace belli, alla prossima.